Cosa vuol dire essere ordinati per un interprete, per un musicista? Cos'è l'ordine in musica? Beh, è evidente che la nostra visione musicale deve avere un ordine, cioè deve essere chiara. Ecco. Molto spesso invece oggi si fraintende il concetto di ordine e spesso si oppone il concetto di essere ordinati alla libertà della creatività artistica, come se chi è più creativo in musica debba anche essere meno ordinato e viceversa. Chi ha un ordine mentale molto chiaro, in realtà quando suona poi lo mostra come se fosse un limite nella sua appunto libertà di esprimersi attraverso la musica. Io invece penso il contrario, che l'ordine sia proprio il presupposto per essere interpreti più liberi, più creativi e quindi più personali. Non è quindi un limite, ma è un punto di partenza. Viceversa, se noi non abbiamo ordine nel nostro essere musicisti, nel nostro progetto interpretativo, se non siamo consapevoli di come è regolata la musica che suoniamo dal punto di vista delle tensioni armoniche, della struttura, degli elementi drammatici, delle relazioni retoriche tra i vari temi. Ecco, se non abbiamo questo tipo di chiarezza mentale che io definisco sì ordine, difficilmente riusciremo a essere anche liberi, perché ciò che faremo non parte da un presupposto solido che è appunto il nostro ordine mentale, la nostra visione chiara del progetto musicale, ma in realtà tutto ciò si ridurrà ad una sorta di rapsodica estemporaneità, che invece non è. Quindi che cos'è l'ordine in musica? Certamente ordine non è suonare tutto uguale, anche questo è un altro aspetto interessante. Così come avere un senso della struttura non implica, al contrario, anzi semmai, non implica certo il fatto di suonare tutto a tempo. Al contrario, l'ordine è proprio una messa a fuoco dei dettagli, dei pilastri principali della musica, del brano che suoniamo, quindi i temi principali, la struttura armonica, la struttura tematica, la struttura metrica. Ripeto, i rapporti conseguenzialità o non conseguenzialità tra un tema e il successivo, i rapporti di tensione tra i vari poli armonici che attraversiamo in un tempo di sonata, ad esempio, ecco, tutto questo è l'ordine, cioè la chiarezza con cui noi appunto dobbiamo mettere in ordine tutti questi tasselli per costruire la nostra interpretazione. Quando tutto ciò ci è chiaro, saremo liberi, anche in maniera estemporanea, come è giusto che accada. Durante un concerto, ad esempio, di lasciare andare la nostra creatività, quella che qualcuno chiama ispirazione, ma certamente perché abbiamo una tale chiarezza nella struttura del brano che stiamo suonando che possiamo permetterci di essere flessibili senza perdere questa visione appunto ordinata. Viceversa, se non abbiamo questa visione ordinata, potremmo anche andare sempre a tempo e suonare tutto dritto, ma non ci sarà chiarezza. Quindi, ripeto, ordine non è affatto sinonimo di piattezza espressiva o di suonare sempre a tempo, al contrario. Ordine è proprio mettere a fuoco le differenze. Così come il concetto di uguaglianza, che spesso viene ancora glorificato da alcuni insegnanti della vecchia scuola, bisogna prima imparare a suonare tutto uguale, l'uguaglianza delle dita, è un concetto ovviamente limitante. Certamente dobbiamo saper suonare una scala senza dare accenti involontari, ma è anche vero, come diceva Chopin, che invece bisogna difendere semmai la differenza, cioè il fatto che ogni dito per il pianista può essere uno strumento diverso, ha caratteristiche diverse che vanno al contrario valorizzate dall'interprete anche nella costruzione della sua tecnica e dei suoi gesti espressivi, anziché andare contro la nostra natura e quindi contro la natura anche ergonomica delle dita, che sono tutte diverse in lunghezza, in consistenza, in angolo di azione, per una sorta di ideale uguaglianza da conseguire come se questo fosse un obiettivo artistico. Al contrario, l'ordine si basa sulla disuguaglianza, si basa sulla differenziazione, che però è conseguenza di una visione appunto ordinata, chiara, della musica che stiamo suonando e degli stati d'animo che appunto sono alla base della musica stessa. A presto.